tra i fuggitivi tra poco. E c'è una lotta serrata, ancora non la si intravede, ma presto ci sarà, per conquistare le posizioni migliori all'imbocco della salita, perché poi i sorpassi saranno praticamente impossibili. Se tu cominci il muro in trentesima posizione puoi dire addio al Giro delle Fiandre, anche se, come abbiamo visto, quest'anno è stato meno selettivo, ma qualche scatto ci sarà tra gli attaccanti. Potrebbe esserci Ballanna, potrebbe esserci il nostro Bettini, e vedremo chi altri potrebbero cercare di fare la differenza sul Gerardsberger. L'uomo più marcato sarà senza ombra di dubbio Tom Boonen. Un Boonen al 100% della condizione potrebbe addirittura fare la differenza sul muro di Gramont, continuiamo a chiamarlo così per facilità di comprensione, anche se andrebbe chiamato Gerardsbergen. Un Tom Boonen che però è caduto al 60° chilometro, ha picchiato il polso, ha picchiato il ginocchio, e quindi non sappiamo realmente come stia. Tra un paio di minuti lo sapremo, perché siamo già nell'abitato di Gerardsberger. Dapprima uno strappo in asfalto di 400 metri, già abbastanza impegnativo, poi il pavè. Ed ecco la Quickstep con Van Bonne della Rabobank in seconda posizione, Tom Boonen in terza. Kevin Ullsmans, ottimo gregario Quick Step. Vedete, c'è Mickey Bogert in quarta posizione, vediamo anche la maglia di campione del mondo di Paolo Bettini, c'è Pippo Pozzato con la divisa verde e c'è quella mina vagante che risponde al nome di Oscar Freire. Van Bonne in prima posizione con Paolini in seconda. Adesso comincia la salita. Davvero bravo Luca Paolini. Era finito a terra quando mancavano 60 km al traguardo, si è fatto una decina di chilometri di inseguimento, aiutato dal fine gregario Petito. Attenzione, adesso Tom Boonen. Tom Boonen con Bennati. Tom Boonen e Bennati. Comincia adesso il tratto più difficile. L'accelerazione di Tom Boonen. Sta arrivando anche Oste. C'è anche Ballanna in quinta posizione e Nuyens in quarta con la divisa rossa della Cofidis. Bettini è in settima, ottava posizione. Vedete, già una bella selezione, nonostante debba ancora cominciare il tratto duro, il muro vero e proprio, comincia adesso. Qui le pendenze sono del 5-6%, ma dopo la svolta a destra comincerà la salita, il tratto più duro. Tom Boonen davanti a tutti, vedremo se riuscirà e vorrà fare la differenza, oppure se si accontenterà di portar via un gruppetto. E lui ancora davanti, il campione fiammingo, con Paolini, con Nuyens, c'è ancora Fabian Cancellara e un po' più indietro Pippo Pozzato, intorno alla 12ª posizione. Ed si è... alza sui pedali Boonen. E Ballanna, e Ballanna che parte. Alessandro Ballanna sui pedali, il corridore veneto Alessandro Ballanna. C'è anche Gusev con la maglia nera e blu. Attenzione, è partito Ballanna, è riuscito a guadagnare qualche cosa, non ce l'ha fatta un Boonen a seguirlo. In terza posizione Oste, poi Bennati. Azione strepitosa di Alessandro Ballanna. Qui le pendenze sono del 15% e presto raggiungeranno il 20%. Si è piantato Tom Boonen. Grande azione di Ballanna con Oste che prova a replicare, non ce la fa Bogert, non ce la fa Nick Nuyens. Alessandro Ballanna alla ricerca del risultato massimo, tutto solo sul muro di Gramont. Alessandro Ballanna, grandissimo per ora. È stato fantastico, è partito come una fucilata. Vediamo, c'è Oste, dovrebbe esserci Oste all'inseguimento, siamo in cima. Un'azione simile la fece Michele Bartoli nel 1996. Vediamo, è Oste che scollina con 5 secondi di ritardo, poi passano Mickey Bogert, Tom Boonen, Bennati, Paolo Bettini, Pippo Pozzato, Nick Nuyens e Burgart, il tedesco. Ci sembra di aver visto anche Moreni della Cofidis. Adesso 2 chilometri in discesa e a seguire l'ultimo muro.
adesso Bosberg. Bisognerà capire se Alessandro deciderà di proseguire solo, se sarà meglio aspettare Oste. Secondo me è meglio che fiati un attimo, perché Oste ha solamente 30 metri di ritardo. Oste è un corridore che quando è davanti è generosissimo. Vedete che adesso si è reso conto che dietro c'è un corridore e lo sta aspettando. Una decina di secondi il vantaggio. Là dietro c'è Bonen, l'importante è non far rientrare il fuoriclasse della Quick Step. Ballan e Oste soprattutto lo sanno perfettamente, quindi si forma una coppia al comando. Mancano 15 km al traguardo, prossima asperità il Bosberg, che è piuttosto lunga come salita ma non è certo dura come il Grammont. Però normalmente, questo lo insegna la storia di questa corsa, chi è riuscito a fare la differenza sul Grammont poi mantiene o addirittura aumenta qualcosa sul Bosberg. Adesso è Vaitkus, lo vedete in prima posizione della Discovery Channel, dietro di lui Gusev, tratto in discesa, 7 secondi di vantaggio. Comincia il Bosberg per metà in asfalto e per gli ultimi 400 metri in pavé. Come vedete, e come era nelle previsioni, generosissimo Oste. È arrivato forse l'uomo giusto con Alessandro Ballan, questo passistone del Belgio, della formazione Predictor Lotto Leith Oste, che ha già ottenuto in carriera 2 secondi posti nella corsa dei muri. Vediamo quanto hanno di vantaggio, pochi secondi, ma tutto dipenderà da come verrà affrontato il Bosberg. Basta che si guardino un attimo in faccia dietro e potrebbe essere l'azione buona. Sta facendo un ottimo lavoro anche Daniele Bennati, e adesso è lui che ha la funzione di stopper per proteggere la fuga di Alessandro Ballan. Tra 500 metri comincia il Bosberg, l'ultimo muro, l'ultimo dei 18. Dei Quick Step, Davide, ci sono Bettini e Bonen, non mi sembra di aver visto altri gregari. E adesso non ho visto nessun altro. Sono 6 secondi, ci indica la grafica. 6 secondi il vantaggio di Oste e Alessandro Ballan. Eccoli inquadrati dall'alto. Ballan è stato strepitoso sul muro di Gerersbergen. Ha lasciato di sasso proprio Tom Bonen. Si è visto che a un certo punto Bonen non ce la faceva a reggere il passo di Ballan, ha scalato il rapporto e ha preferito salire con attenzione, agilità. Non c'è nessuno, è Pozzato che adesso cerca di partire tutto solo, l'inseguimento della coppia al comando. Pippo Pozzato, lui ce l'ha il fondo, nel senso che dopo i 240 chilometri Pozzato è uno dei pochi che ha ancora tantissime energie da spendere. Questa è un'azione molto bella, a sorpresa. Pippo Pozzato ha lasciato il gruppo di Tom Bonen all'imbocco del Bosberg. Lui ce l'ha la menata, come si dice in gergo, è un corridore che riesce da solo a guadagnare 10, 12, anche 15 secondi, ha faticato un po' sul Gerersberger, adesso vedremo se riuscirà ad agganciare la coppia al comando. Si volta, ha controllato, vede che non c'è nessuno dietro di lui, davanti stanno andando fortissimo, tra un po' comincia il tratto in pavé, gli ultimi 400 metri. Deve recuperare un centinaio di metri Pippo Pozzato nei confronti della coppia al comando. Comunque vada a finire, italiani grandissimi protagonisti, ed era un bel po' che non succedeva. Ballan, che due giorni fa ha vinto la Tre Giorni di La Panne vincendo la classifica finale. E questo, signori, è il Bosberg, ve ne abbiamo già parlato, eccolo qui. Salita di 1,3 km, prima parte in asfalto, questo è il tratto in pavé con pendenze che arrivano all'11%. Pippo Pozzato all'inseguimento di Ballan e Oste. Non è facile rientrare, adesso si fa un po' più legnosa la pedalata di Alessandro Ballan, ma è comunque una velocità che potrebbe permettere a questi due corridori di guadagnare ancora sulla Bosberg. 19-18, bisogna vedere se sono riferiti a Pozzato o al gruppo di Tom Bonen. Sembrano tanti 18 secondi, ne avevano solamente 7
al culmine della salita di Gerardsbergen, evidentemente l'azione si è protratta e Pozzato viene raggiunto adesso. Ci prova Skerlings. Staff Skerlings, formazione Cofidis. Compagno di squadra di Nuyens, hanno guadagnato parecchio i due al comando e sarà difficile per questi corridori andare a riprenderli, perché in pianura questi viaggiano. Soprattutto Oste, che non vuole assolutamente correre il rischio di far rientrare Tom Bonen, l'ha già patito sulla propria pelle Tom l'anno scorso. E vedete Bettini che scollina sul Bosberg, ma anche Paolo crediamo che abbia perso l'attimo buono. Io sinceramente non ho capito l'azione di Tom Bonen, si è messo in testa quando ancora c'era l'asfalto, mancava tanto alla vetta. Di solito uno parte dove parte Ballan, e invece lui ha messo un po' in difficoltà Bettini, perché ha fatto un po' di fatica Bettini sul Gerardsberger, e poi si è piantato lui stesso, e quindi secondo me non si è mosso benissimo l'ex campione del mondo. Poco prima della Tirreno Adriatico, anzi poco prima della Milano-Torino, all'inizio del mese di marzo, Ballan fu protagonista di una spettacolare e terribile caduta al Gran Premio di Chiasso. Picchiò la schiena, cadde in discesa a 70 all'ora, tante botte ma nessuna frattura. Saltò la Milano-Torino, venne alla Tirreno Adriatico per recuperare la condizione. Ebbene, questa condizione l'ha trovata proprio nel giorno più importante per lui, perché da sempre questa è la corsa dei suoi sogni. Alessandro Ballan. Ballan è arrivato sesto, è arrivato quinto l'anno scorso, conosce perfettamente queste strade, tra l'altro un paio di anni fa proprio qui in Belgio alla Tre Giorni della Panna ha conquistato la prima vittoria da professionista. Diciamo che riesce molto meglio qua rispetto alle corse italiane. Tanto adesso hanno perso qualcosa, ma come vedete ottimo il ritmo di Alessandro Ballan e Leif Oste, secondo nel 2004 dietro al tedesco Wesemann, secondo l'anno scorso dietro a Tom Bonen. 18 secondi, si mantiene. Come vedete vanno forte, non è facile andare a riprenderli, perché dietro dopo 250 km sono pochi i corridori che possono colmare un distacco che è intorno ai 18-20 secondi, sempre Skerlings. Pensa Davide, che ho parlato prima del via con Alessandro, mi ha detto, è venuto qua mio fratello Andrea con alcuni amici da Castelfranco Veneto, ho detto loro di mettersi lungo la salita del Grand Mont, e lì i suoi cari l'hanno visto scattare e fare il vuoto. Aveva dato appuntamento ai suoi proprio sul Grand Mont. Me l'aspettavo un attacco di Ballan, perché è stato molto giudizioso nel dosare le energie in questi primi 240 km. Non un attacco mai scoperto, sempre con alcuni compagni di squadra al suo fianco per proteggerlo. Tra l'altro davanti, avendo Franzoi compagno di squadra, non è mai stato costretto a far lavorare i compagni di squadra. Un Ballan che è partito dove solo i grandi, solo corridori in grande forma e con numeri non normali può attaccare. 22 secondi quando mancano 9 chilometri al traguardo, dietro cercano di organizzarsi ma ormai le squadre sono sfilacciate, al massimo ci sono due componenti per formazione, vedete anche c'è Stuart O'Grady, c'è Stijn De Volder, mi sembra che sia rimasto agganciato anche Vaitkus, sempre della formazione Discovery, ma dietro vedete non riescono più ad organizzarsi, anche perché si sta gareggiando dalle 9.45 di stamani, fate un po' i conti, da oltre 6 ore, e i chilometri percorsi sono già 250. Vaitkus, eccolo lì, questo corridore che tra i dilettanti ha vinto un campionato del mondo a cronometro, e basta però vedere questi due corridori. Io penso che sia molto difficile, non dico impossibile, ma quasi, per gli inseguitori andare a riprendere questi due campioni. Adesso di chilometri ne mancano 8. Dietro, sì, ci sono degli attacchi, ma sono attacchi che non portano a nessun risultato.
sembra Kron il corridore con Baitkus della CSC, ma non ne sono sicuro. Dietro c'è Bennati, vedete che sta cercando anche lui di ricucire con Bettini che è riuscito a sganciarsi. Ci ha provato anche Pippo Pozzato poco prima del Bosberg, ma la sua è stata una bella azione durata poco. 8 chilometri, 21 secondi, sono quasi 20 corridori restati all'inseguimento, ma qui più che il numero contano le energie residue, le energie rimaste. Non ci saranno più salite sino al traguardo. Molto generoso, sta tirando più di Oste, Alessandro Ballan. Sta tirando con un rapporto lunghissimo, vedete c'è almeno un dente se non due di differenza tra il corridore italiano e il corridore belga, sta spingendo a fondo. Quando va davanti Ballan, secondo me la velocità aumenta di un paio di chilometri. Il debutto tra i professionisti di Ballan avvenne proprio in Belgio, a Kuurne nel 2004. Ha più volte dichiarato Alessandro: in Belgio mi sento a casa mia, ma solo per correre. Poi lontano dalle corse preferisco allenarmi nel Veneto. Lui è di Castelfranco e si allena spesso anche con Pippo Pozzato. Sì, non abitano molto distanti l'uno dall'altro. Ballan, che ha faticato tantissimo per passare professionista, è stato il suggerimento di Gastaldello della Wiglier Triestina che lo ha consigliato alla Lampre Fondital di Giuseppe Saronni, e grazie a questo suggerimento è riuscito a passare professionista a 25 anni. Karsten Thomas Weidkus, questi sono gli immediati inseguitori, attenzione perché hanno guadagnato 4 secondi rispetto all'ultimo rilevamento cronometrico. Di certo possiamo affermare che non possono controllarsi più di tanto in vista del traguardo Oste e Ballan, dovranno giocarsela fino in fondo altrimenti questi rientrano. Esatto, anche perché come ho detto prima Weidkus ha vinto mondiale a cronometro tra i dilettanti e quindi è molto forte sul passo, e poi basta vedere queste immagini. L'anno scorso non è solamente un buon passista, un ottimo passista, è anche un ottimo velocista. L'anno scorso vinse una tappa al Giro d'Italia a Termoli. Thomas Weidkus, io lo conobbi a Zolder ai mondiali del 2002, si era presentato con una bella signora giovane, pensavo fosse la sua ragazza, era sua mamma che l'ha avuto giovanissimo. La mamma di Weidkus ha sì e no 40 anni, li porta molto bene, e con il suo ragazzo adesso è entrata nel professionismo anche lei. Due lo segue spessissimo. Sì, due coppie, italo-belga la prima, mentre Weidkus è un lituano nato nel 1982. Quest'anno non è ancora riuscito a vincere nessuna gara, è arrivato però terzo nella prima tappa della Tre Giorni di La Panne. 5 chilometri, si mantiene sui 17 secondi il vantaggio di Alessandro Ballan. Tu prima, Davide, hai citato la famiglia Gastaldello che ha favorito il passaggio al professionismo di Alessandro. Ebbene, vorrei ricordare anche Gianluca Pianegonda, che è stato suo direttore sportivo tra i dilettanti e che ha cominciato a trasmettere già diversi anni fa la passione per le corse del nord ad Alessandro Ballan, quindi citando un po' la storia, raccontando un po' la storia di questo ragazzo veneto, comprendiamo anche il percorso fatto prima di raggiungere comunque vada un risultato prestigioso come quello di oggi, perché mal che vada se non vengono raggiunti arriva a secondo. Attenzione però, 13 secondi. Attenzione perché se dovesse rientrare la coppia all'inseguimento, ve l'ho detto prima, Weidkus è un corridore molto molto veloce. 4 chilometri. Kron e Weidkus. Sta guadagnando, attenzione, è partito Pozzato un'altra volta. Sta controllando adesso Pippo Pozzato alla sua ruota Skerlings. C'è anche Nick Nuyens con il numero 91, c'è Leukemans della formazione Predictor.
hanno acquisito al massimo 21 secondi, ne hanno persi 8 in 4 chilometri, circa 2 secondi a chilometro. Adesso questo tratto è molto veloce, la strada tende quasi sempre a scendere in modo impercettibile, ma qui si può tranquillamente, loro riescono ad andare oltre i 50 all'ora. 12, 11. Attenzione perché il gruppo ha guadagnato qualcosina nei confronti del gruppo, quel che resta del gruppo nei confronti di questi due corridori che sono all'inseguimento di Ballan e Oste. Vaitkus va molto bene in piano, vi abbiamo già ricordato del suo successo nella cronometro a Zolder nel 2002. Prova Pippo Pozzato ancora ad uscire dal gruppo, 11 secondi residui per Ballan e Oste. Bonen, non sappiamo se causa la caduta o semplicemente giornata, no, non è il Bonen del 2005 e del 2006. Adesso è Oste a lasciare coperto dal vento Alessandro Ballan, che è stato sicuramente più generoso rispetto al belga nel tratto dal Grammont in poi. Mi sembra che adesso c'è anche Davide il problema della visuale adesso, perché 10 secondi vuol dire 200 metri al massimo, e se li vedono chi sta inseguendo è favorito. Chiedo cortesemente ad Alessandra De Stefano di spegnere temporaneamente il microfono, perché ci stanno entrando tutti gli effetti della traguardo. Daremo la linea ad Alessandra. I corridori arriveranno. Vaitkus con Karsten Kron, ormai 2 chilometri al traguardo, 10 secondi da gestire per Alessandro Ballan della Lampre, Leif Oste, corridore belga della Predictor Lotto. Anche Pippo Pozzato prova a rientrare. Adesso c'è un tratto in discesa. Ancora una decina di secondi dovrebbero essere sufficienti a questi due atleti per giocarsi il 91esimo giro delle Fiandre. Chi è più veloce tra i due? Sulla carta Ballan, ma dopo 259 chilometri la carta va a farsi benedire. Non c'è dubbio, è la carta giusta, è quello che ti resta nei muscoli. Penultima curva, siamo in vista dell'ultimo chilometro. Ballan con Leif Oste, eccolo il triangolo rosso, 1000 metri ancora, non possono controllarsi. Adesso attenzione perché Oste ha detto di no, attenzione, se si fermano allora diventa un problema per loro. Oste sta rischiando il tutto per tutto, sa che Ballan è un corridore molto veloce. Adesso qui potrebbero perdere diversi secondi, sta guadagnando il gruppo all'inseguimento. Si volta Alessandro, ancora 800 metri. Oste sta giocandosi il tutto per tutto, adesso in una situazione di vantaggio perché sta spendendo un po' di più Alessandro Ballan. Arriva la macchina della giuria, il presidente di giuria è un italiano. È un italiano, si chiama Mirko Monti. 500 metri ancora. Abbiamo il segretario naturalmente, tutto questo dopo il traguardo. Attenzione, abbiamo tempo ancora, una quindicina di minuti. Ballan con Oste sono ormai ai 450 metri dalla linea. Con le telecamere fisse avremmo modo di controllare. Dovrebbero essere Ballan e Oste a giocarsi il successo. Agile, è partito ai 250 metri Leif Oste, vediamo se riuscirà a replicare Alessandro Ballan. È ancora davanti il belga, prova Alessandro, è davanti il belga, prova Alessandro, prova ancora sulla linea, se la giocano ed è Ballan! Ballan ce l'ha fatta, Alessandro!
Alessandro Ballan, una vittoria splendida per il Veneto, sembrava finita ai 50 metri dal traguardo. Oste aveva ancora una bicicletta di vantaggio. Aveva commesso un errore Ballan, aveva un rapporto troppo duro, difatti Oste era riuscito a sorprenderlo, ma la condizione, le gambe di Ballan erano talmente superiori che è riuscito comunque a prendere velocità e a battere negli ultimi 30 metri Oste. Terzo Paolini. Bravo, bravo anche Luca Paolini. È arrivato adesso Bonen con un ritardo di 37 secondi. Auro, abbiamo Ballan. Auro, ce l'abbiamo Auro. Vai pure Alessandra, vai. Auro. Vai, sei in onda. Ficio. Vai. Alessandro, avevi detto che avresti fatto una sorpresa e la sorpresa l'hai fatta davvero. Ti sei lasciato dietro? Ti sei lasciato dietro Bonen? Sì, una bellissima corsa, un bello scatto su Gramont. Non ci credo. La dedico a tutti, a mia famiglia, a tutti quanti quelli che hanno creduto. Ci hai creduto prima tu, avevi detto non devo poggiare il piede per terra quest'anno, non l'hai poggiato, sei stato grandissimo, hai fatto uno scatto fantastico. Guarda, capolavoro, anche con la squadra, sono stati bravissimi, mi hanno coperto e alla fine ci hanno creduto. Grazie ad Alessandra De Stefano, arriva il gruppo con Fabian Cancellara con un ritardo di un minuto e mezzo, c'è l'abbraccio con Daniele Auro? Bennati. Auro? E trionfo in casa Lampo dall'Alessandra, vai. Io non so se voi avete sentito, in questo momento io sono accanto a Paolo Bettini. Io non vi ascolto, ho un frastuono incredibile. Vai. Spero che voi riusciate a sentirmi. Paolo, sei partito sul primo muro, sei partito sul sesto muro, sei partito sul nono muro. Cos'è che non è andato? Ti abbiamo visto protagonista incredibile. Ma cosa non è andato? Dai, niente. Grande condizione, niente di particolare. Dai, purtroppo le corse sono così, credo di essere andato molto forte. Una volta sono mancato a non essere presente in un bel gruppetto, ho dovuto inseguire e poi tanti scatti, ne segui 10, ne va via altri due, sono quelli buoni, però dai, l'unico rammarico di aver preso un po' indietro il Gramont e niente, comunque dai. Nel finale ti abbiamo visto discutere un po' parlare con qualcuno, ma non abbiamo capito bene. No, cercavo di organizzare l'impossibile, di trovare un po' di collaborazione, ho provato anche dopo il Bosberg, però sai, a quel punto le energie sono quelle che sono, capisco anche gli avversari, chi aveva un uomo davanti, chi magari aveva la gamba per venire dietro ma non per collaborare, fa parte della gara, avanti. Però Paolo, hai detto, ci proverò ancora l'anno prossimo. Sì, io finché corro ci provo, dai. Però un grande Bettini quello che abbiamo visto. Sì, credo che, sai, ti ripeto, le corse sono queste qui, vai forte, non arriva niente, il giorno che non te l'aspetti lo vinci, vedremo, dai. Dai, ci ritroviamo. Sì, sicuro. Grazie Paolo. Auro, io andrei avanti, sono con Filippo Pozzato. Abbiamo 20 allora, Filippo, secondi di pubblicità che dobbiamo mandare. Sei stato lì, buono, quindi, poi ci hai provato, forse un po' troppo tardi o no? E poi tornerò. No, che non avevo tante gambe, è diverso, se avessi avuto le gambe e la condizione che pensavo di avere sarei riuscito a entrare su Ballan e gli altri, però sono partito bene subito, problema che ho durato 122 centimetri e poi mi sono piantato lì. Comunque dai, penso che abbiamo fatto una buona prova, io e Paolini abbiamo fatto un bel gioco di squadra, peccato per Luca che ha fatto solamente terzo, tra virgolette solamente, perché è un bel risultato alla fine per noi, è difficile vincere, abbiamo visto che anche tutti i favoriti di Bonen e gli altri eravamo tutti lì, è venuta fuori una corsa abbastanza tattica. Ballan ha dimostrato di essere quello più forte perché sul muro ha fatto la differenza e quindi un grossissimo merito a lui e bene per noi perché ha vinto un italiano, quindi siamo nazionalisti, va bene così. Siamo una...